Questo è un esercizio abbastanza completo sul tubo di Kunth. Quindi un tubo lungo 120 cm, la velocità del suono la conosciamo. Prendiamo come al solito questo valore. Fai i disegni per ciascuna domanda. È importante fare i disegni per spiegare i concetti fisici. Inviamo nel tubo di Kunth un'onda armonica sonora di frequenza 1440 Hz. Una serie di domande. Risuona questa frequenza nel tubo di Kunth aperto? No, vediamo perché. Questo è il tubo di Kunth con l'altoparlante e vediamo subito che anziché utilizzare 120 cm è meglio utilizzare 122 cm. Perché sappiamo che agli occhi delle onde sonore progressive e regressive all'interno del tubo, il tubo sembra più lungo di un centimetro ad ogni estremità aperta. Ci sono due procedimenti per dimostrare che quest'onda non risuona nel tubo di Kunth aperto. Il primo è calcolare la lunghezza d'onda di questa nostra onda sonora e verificare che nella lunghezza del tubo 122 cm non ci sta un numero intero di mezze lunghezze d'onda. Quindi calcoliamo la lunghezza d'onda con la solita formula della velocità, la formula inversa, e quindi troviamo che l'onda che mandiamo noi, 1440 Hz, ha una lunghezza d'onda di 23,6 cm. La mezza lunghezza d'onda quindi è la metà, 11,8 cm. E ci chiediamo, in 122 cm di tubo, ci sta un numero intero di mezze lunghezze d'onda, cioè di 11,8 cm? Quindi ricaviamo questo n, se viene un numero intero, allora vuol dire che la nostra frequenza 1440 Hz è risonante. Quindi con la formula inversa ricaviamo questo numero e questo numero non è un numero intero, viene 10,3 e quindi la nostra frequenza non è una frequenza risonante. Infatti nella lunghezza del tubo non c'è un numero intero di mezze lunghezze d'onda, un numero intero di 11,8 cm. Se qui fosse venuto 10 paccato, allora quella frequenza risuonava. Vediamo adesso il secondo modo per dire che questa frequenza non risuona nel tubo di Kunth aperto. Questa volta calcoliamo la frequenza fondamentale e vediamo se questa frequenza da 1440 Hz è una multipla intera della frequenza fondamentale F1. La frequenza fondamentale è il numero di oscillazioni al secondo compiute dall'armonica fondamentale, che è quella che ha un nodo alle due estremità e un solo antinodo al centro. Quindi l'armonica fondamentale ha una lunghezza d'onda che è il doppio della lunghezza del tubo, è 244 cm. Infatti nella lunghezza del tubo c'è una mezza lunghezza d'onda. Dunque la frequenza dell'armonica fondamentale F1 la calcoliamo conoscendo la sua lunghezza d'onda, dividendo la velocità per 2,44 m, la solita formula della velocità, formula inversa, e troviamo circa 139 Hz. Questa è la frequenza dell'armonica fondamentale. Ci chiediamo se la 1440 Hz è una multipla dell'armonica fondamentale, quindi se è n volte F1. Troviamo questo numero n, se è un numero intero, allora la 1440 Hz è un'armonica risonante. Quando andiamo a fare il calcolo di n, f diviso f1, troviamo 10,3, lo stesso valore di prima. Questo vuol dire che non è un numero intero e quindi la 1440 Hz non risuona. Qual è quindi l'armonica più vicina? E questa è la seconda domanda, trova la frequenza risonante più vicina a quella data. La più vicina è quando questo numero 10,3 diventa 10, cioè l'intero più vicino. Nel caso in cui n è 10, allora la frequenza risonante diventa la decima armonica. F10 uguale 10 volte la frequenza fondamentale, sono circa 1393 Hz, 1,39 kHz. Passiamo alla domanda successiva. Sappiamo che la 1440 Hz non risuona nel tubo aperto, però potrebbe risuonare nel tubo aperto-chiuso con il tappo posto proprio all'estremità. Quindi ci chiediamo se accade questo. Risuona nel tubo aperto-chiuso con il tappo all'estremità? Vedremo che non risuona neanche nel tubo aperto-chiuso. Come si fa? Anche qui ci sono due possibili procedimenti simili ai due che abbiamo visto prima. Un procedimento è quello di vedere se è rispettata la condizione che vuole che nel tubo lungo L
in questo caso 121 cm, ci sia un numero dispari, 2n-1, di lunghezze d'onda quarti. Questa condizione è l'analoga di questa che abbiamo visto prima. Questa di prima valeva per il tubo aperto-aperto, la lunghezza del tubo doveva contenere un numero intero di mezze lunghezze d'onda. Quest'altra invece è la condizione per i tubi aperti-chiusi, la lunghezza del tubo deve contenere non un numero intero ma un numero dispari, non di mezze lunghezze d'onda ma di quarti di lunghezza d'onda. Innanzitutto vediamo che il tubo non è più lungo 122 cm ma solo 121. Allora, il tubo veramente è lungo 120, però siccome ha una, stavolta una sola, estremità aperta, allora bisogna aggiungere un centimetro, quindi è lungo 121 cm. Vediamo il senso logico di questa condizione. Qui ho disegnato un'onda risonante, una a caso di quelle risonanti, in particolare è l'armonica numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, è l'ottava armonica, la riconosco contando gli antinodi, l'ho disegnata a caso, potevo disegnare la settima, la nona, la quindicesima armonica. L'importante è che disegniamo un nodo nella parte dove il tubo è aperto e un antinodo invece dove c'è il tappo all'estremità. Questo perché sappiamo che dove l'estremità è aperta le molecole d'aria possono muoversi e quindi lì la pressione rimane la pressione atmosferica, cioè la pressione non cambia. Perciò c'è un nodo di pressione, pressione fissa. Dove invece c'è il tappo, le particelle dell'aria vengono compresse contro il tappo, oppure quando le altre particelle si allontanano, le particelle a contatto con il tappo invece vengono in qualche modo rarefatte, per così dire. Quindi c'è una variazione di pressione sul tappo, quindi c'è un antinodo di pressione. Quindi l'importante è, quando disegniamo un'armonica risonante in un tubo aperto chiuso, è che questa armonica abbia un nodo nella parte aperta e un antinodo nella parte chiusa. Ora, se andiamo a calcolare i quarti di lunghezze d'onda, ne troviamo sempre un numero dispari. In questo caso, per esempio, quante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E questo è in accordo con il fatto che gli antinodi erano 8. Infatti 2n-1, quando n è 8, 2 per 8, 16, meno 1 fa 15. Quindi n si chiama numero armonico, ci dà il numero degli antinodi, n uguale 8 in questo disegno, ma 2n-1 ci dà il numero dispari di lambda quarti, in questo caso sono 15 quarti di lunghezza d'onda. Dopo aver fatto questo esempio generico, per esempio con l'ottava armonica, ci chiediamo se la nostra frequenza da 1440 Hz soddisfa questa condizione. Se la soddisfa, la nostra onda sonora da 1440 Hz risuona nel tubo aperto chiuso. Se invece non la soddisfa, non risuona. Ricordiamo che la nostra onda sonora aveva una lunghezza d'onda da 23,6 cm. A noi serve lambda quarti. Quindi prima dimezziamo, lambda mezzi era 11,8, lambda quarti era 5,9 cm. E a questo punto ci chiediamo se nel tubo aperto chiuso lungo 121 cm ci stanno un numero dispari, cioè un numero dispari di 5,9 cm. Ricaviamo quindi questo numero 2n-1, che speriamo venga un numero dispari, facendo la formula inversa, quindi dividendo i 121 cm di tubo diviso lambda quarti, e vediamo che non viene un numero dispari, viene 20,5, doveva venire per esempio 21. Siccome non viene un numero dispari, vuol dire che in questi 121 cm non ci sta un numero dispari di lambda quarti. Quindi la 1440 Hz non è una frequenza risonante. Come detto, doveva essere questo numero dispari non 20,5 ma per esempio 21. 21 è il numero dispari più vicino a 20,5. 20 non sarebbe andato bene perché era un numero pari. Quindi 21 corrisponderebbe a n uguale 11, cioè l'undicesima armonica. Vuol dire che l'armonica risonante più vicina a questi 1440 Hz è quella che ha 11 antinodi, cioè è l'undicesima armonica. E questa infatti è la domanda successiva. Dopo aver dimostrato che la nostra frequenza 1440 Hz non risuona nel tubo aperto chiuso, la frequenza risonante più vicina qual è?
È la undicesima armonica, però adesso dobbiamo trovare la sua frequenza. Quindi possiamo trovare prima la sua lunghezza d'onda e poi la frequenza. La lunghezza d'onda la chiamo lambda 11 perché è la lunghezza d'onda dell'undicesima armonica risonante e la calcolo dalla condizione che in 121 cm di tubo c'è un numero dispari. Quale numero dispari? 21. Ci sono 21 lambda quarti e perciò da questa condizione qui ricavo appunto quant'è la lunghezza d'onda dell'undicesima armonica, cioè ricavo lambda 11. Con la formula inversa, lambda 11 uguale 122 cm per 4 ventunesimi sono 23,0 cm. Quindi la lunghezza d'onda giusta per risuonare non era 23,6 cm, cioè la nostra onda 1440 Hz, ma è un po' più stretta, è 23,0 cm. Questa è la lunghezza d'onda dell'undicesima armonica risonante. La frequenza la trovo con la solita formula della velocità, dividendo la velocità per questa lunghezza d'onda 11 e trovo 1475 Hz. Quindi questa è la frequenza risonante più vicina alla nostra che non è risonante. La nostra è 1440 Hz, la undicesima armonica risonante nel tubo aperto chiuso è 1475 Hz. C'era anche un secondo modo per dimostrare che la 1440 Hz non risuona nel tubo aperto chiuso e per dimostrare che invece la frequenza risonante più vicino era l'undicesima armonica da 1475 Hz. Vediamo qual era questo secondo modo. Come accadeva nel caso del tubo aperto, questo secondo modo, questa seconda dimostrazione, fa uso dell'onda armonica fondamentale e quindi anche della frequenza d'onda, della frequenza risonante fondamentale. Nel caso del tubo aperto, l'onda risonante fondamentale era quella che aveva i due nodi all'estremità e l'antinodo in mezzo e la sua lunghezza d'onda era lunga il doppio del tubo. Invece, nel caso del tubo aperto-chiuso, siccome da una parte deve esserci un nodo, ma dall'altra parte sul tappo deve esserci un antinodo, allora la lunghezza d'onda fondamentale dell'armonica fondamentale non è quella che è fatta in questo modo, che ha nodo-nodo e antinodo nel mezzo, ma è quest'altra che inizia con un nodo e termina con l'antinodo sul tappo. Quindi, nella lunghezza del tubo, 121 cm, c'è un quarto di lunghezza d'onda. Questo infatti è un quarto di lunghezza d'onda, un quarto della lambda 1, cioè della lunghezza d'onda fondamentale. Infatti gli altri quarti di lunghezza d'onda si sviluppano fuori: un quarto, due quarti, tre quarti, quattro quarti. Quindi la lunghezza d'onda fondamentale dell'armonica fondamentale è 4 volte la lunghezza del tubo, 4 volte 121 cm, sono 484 cm. Calcolata la lunghezza d'onda fondamentale, trovo, con la solita formula della velocità, trovo la frequenza fondamentale, dividendo la velocità per lambda 1, 484 metri, quindi fa circa 70 Hz, 70,2. E a questo punto posso costruire tutta la successione delle frequenze risonanti, la prima armonica, la seconda, la terza, la quarta, l'ennesima, l'undicesima e così via. Come le trovo? La prima armonica naturalmente è quella che ho trovato adesso, 70,2 Hz, però attenzione che le armoniche successive non sono semplicemente il doppio, il triplo, il quadruplo, ma sono le multiple dispari, quindi devo prendere 70,2 Hz e poi fare per 3, per 5, per 7, per 9, per 11 e così via. La formula generale è l'ennesima frequenza risonante, l'ennesima armonica è dispari, un numero dispari, 2n-1, per la frequenza fondamentale. A questo punto possiamo andare a cercare se tra queste frequenze risonanti, multiple dispari di 70,2 Hz, c'è la 1440, cioè quella che ci chiediamo se è risonante. Non c'è. Non c'è, la più vicina alla 1440 Hz, la più vicina risonante, è l'undicesima armonica. E nel caso di n uguale 11, 2n-1 fa 21, viene il numero dispari 21 e quindi l'armonica risonante più vicina alla nostra frequenza
la 1475 Hz, il risultato che avevamo trovato anche prima. Quindi abbiamo dimostrato che la 1440 Hz non risuona perché non rientra in questo set di frequenze risonanti. La più vicina frequenza risonante, la più vicina a 1440 Hz, è la F11, che vale 1475 Hz. E così abbiamo concluso il secondo modo, la seconda dimostrazione, che la nostra frequenza non risuona e la frequenza più vicina a lei che risuona, la frequenza risonante più vicina, è la 11 da 1475 Hz. Quindi siamo giunti all'ultima domanda, che è questa: rimettiamo ancora la frequenza da 1440 Hz, non risuona, ma noi possiamo adattare il tubo, la lunghezza del tubo, in modo da renderlo una cavità risonante. Quindi bisogna trovare le posizioni del tappo che rendono il tubo aperto chiuso una cavità risonante alla frequenza nostra. Dunque noi mandiamo la frequenza che ci pare a noi, la 1440 Hz, e adattiamo la lunghezza del tubo spostando il tappo, quindi facendolo rientrare dall'estremità destra, e lo dobbiamo posizionare in quelle posizioni adatte affinché il tubo diventi una cavità risonante per la 1440 Hz. Quindi in quest'ultima domanda noi non adattiamo la frequenza al tubo, ma adattiamo il tubo alla frequenza. Mentre invece nella domanda precedente il tubo era rimasto lungo 121 cm e avevamo adattato le frequenze al tubo. Infatti avevamo detto che le frequenze risonanti nel tubo da 121 cm dovevano essere questo set discreto. Invece adesso modifichiamo la lunghezza del tubo in modo da adattarlo a risuonare a 1440 Hz. Ricordiamo che la lunghezza d'onda corrisponde a 23,6 cm, la mezza lunghezza d'onda 11,8, un quarto di lunghezza d'onda 5,9 cm. Allora, la posizione più semplice del tappo è quella all'estrema sinistra. Ricordiamo che deve formarsi un'onda stazionaria che ha un nodo all'estremità aperta e un antinodo sul tappo, quindi la posizione più a sinistra di tutte dove mettere il tappo è quella corrispondente al primo antinodo, quello più a sinistra. Questo vuol dire che il tappo deve trovarsi a lambda quarti di distanza dall'inizio del tubo, quindi 5,9 cm. In realtà non dall'inizio del tubo, ma dal nodo. Cioè tra il nodo e l'antinodo deve esserci una distanza di lambda quarti. C'è una distanza di lambda quarti. Però il nodo si trova un centimetro fuori del tubo. Infatti ricordiamo che il tubo aperto è visto dalle onde sonore come se fosse un centimetro più lungo. Quindi lo zero sta qua, ma il nodo sta un centimetro più a sinistra. Ora, se noi immaginiamo di aver posto una riga millimetrata in corrispondenza con lo zero, in corrispondenza dell'apertura del tubo, il nodo si trova a meno 1 cm. Questo è un quarto di lunghezza d'onda, quindi il tappo va messo a 4,9 cm. Così che tra nodo e tappo c'è 5,9 cm. Poi la seconda posizione giusta del tappo per rendere risonante quest'onda è l'antinodo successivo. L'antinodo successivo dista dall'antinodo precedente di una distanza pari a esattamente mezza lunghezza d'onda, quindi 11,8 cm. Quindi io devo spostare il tappo da posizione 4,9, aggiungo 11,8 cm, vado a 16,7 e proseguo altri 11,8 cm, cioè mezza lunghezza d'onda, trovo l'antinodo successivo, 28,5, altri 11,8 cm, trovo 43 e così via, altri 11,8, 52,1, altri 11,8, 63,9. Qui il disegno non mi basta più perché non riesco più a riportare gli antinodi, l'ho riportati qua sotto. Quindi, tenendo conto del nodo che si trova un centimetro a sinistra fuori del tubo, tenendo poi conto che la prima posizione del tappo si trova a lambda quarti spostata, quindi qua 5,9 cm dal nodo, quindi 4,9 cm dentro il tubo. E poi ogni 11,8 cm c'è un'altra posizione risonante del tappo, quindi le posizioni risonanti del tappo sono queste. Quante sono?
sono giustamente 10 posizioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perché giustamente 10 antinodi? Giustamente perché avevamo visto prima che la nostra frequenza 1440 Hz non riusciva ad essere l'undicesima armonica risonante nel tubo aperto chiuso all'estremità. Quindi non riusciva ad avere 11 antinodi, ma soltanto 10. Infatti questa frequenza è un pochino prima della F11. Perciò questa frequenza non risonante la possiamo rendere risonante, in quel caso diventa una decima armonica risonante, ma a patto di spostare il tappo all'interno e metterlo in particolare in questa posizione, 111,1 cm. Dunque, ponendo il tappo in questa posizione, la nostra armonica, la nostra frequenza 1440 Hz, che non era risonante nel tubo aperto chiuso con il tappo all'estremità, diventa risonante, diventa la decima armonica. Però a questo punto il tubo non è più lungo 121 cm, ma è lungo soltanto praticamente 111 cm. Quindi, per concludere, abbiamo reso la nostra 1440 Hz una armonica risonante, ma non nel tubo intero lungo 121 cm, ma nel tubo lungo 111 cm, tubo aperto chiuso. Il tappo l'abbiamo messo a 111 cm. Altre posizioni risonanti del tappo sono tutte queste qua.